Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione che quest'anno riparte il 1° di dicembre. Abbiamo scelto di ritardare l'inizio di quella che in teoria è la trasmissione di approfondimento, ma anche in pratica di TV6. Siamo ripartiti il 1° dicembre e devo dire ci siamo chiesti più volte durante questo periodo su chi avere come ospite per la prima trasmissione, su quali argomenti scendere con l'approfondimento, su quali argomenti trattare, su cosa dire. Avevamo parecchie scelte, potevamo invitare il presidente della regione D'Alfonso, potevamo invitare qualcuno dei nuovi sindaci. C'è un argomento caldo che è quello del vaccino influenzale che si è rivelato in alcuni casi letale. Però poi ci siamo detti, ci sono state delle novità poco prima dell'estate nella nostra televisione e soprattutto in molti ci chiedono di conoscere una persona perché in Abruzzo forse è poco conosciuto. Abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo pensato di iniziare questa nuova serie di Acropolis invitando il nostro editore, il padrone di casa, vale a dire Quintino Pallante. Ciao, buonasera. Alfredo, grazie, buonasera, grazie dell'invito. Come sai, non amo molto apparire in televisione, mi piace molto più fare la televisione dietro le quinte, organizzarla, mandarla avanti, però hai ragione, questo era il momento giusto per, più che presentare me, presentare le nostre future scelte editoriali e soprattutto quello che TV6 diventerà nei prossimi mesi. Questa trasmissione diventa un po' una sorta di presentazione del nostro palinsesto e di soprattutto di quello che Quintino Pallante vorrà fare di TV6, perché molti ci chiedono e continuano a chiederci ma chi è questo Quintino Pallante, ma da dove viene, cosa fa, di cosa si occupa e noi proveremo a dare delle risposte durante questa trasmissione. Intanto mi sembra di poter dire Quintino Pallante è un editore puro, giusto? Beh, penso proprio di sì. Faccio questo 24 ore su 24, tutti i giorni. La mia, diciamo, prima professione è assolutamente questa. Ho cominciato nella TV di famiglia, che è Telemolise e Molise, e adesso con TV6 stiamo, diciamo, allargando il gruppo, ma soprattutto affrontando nuove sfide, perché ci rendiamo conto che adesso le dimensioni delle emittenti televisive regionali non permettono probabilmente di far sopravvivere i piccoli gruppi. Adesso è il momento di creare delle sinergie, cioè il momento di creare delle economie di scala. Questo è il motivo per cui principalmente abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo viaggio con TV6 e soprattutto perché ci piace, perché affrontare queste nuove sfide ci dà una grinta in più che in questo momento stava, diciamo, scemando a causa di questa enorme crisi economica che sta colpendo il nostro paese, in particolare le regioni del sud, l'Abruzzo e il Molise in particolare. Ma noi davvero non ci arrendiamo e cominceremo con davvero molta grinta questo, questo nuovo impegno. Quintino Pallante, nato a Campobasso, Frosolone? No, sono nato a Roma in realtà. A Roma, ecco, anche se preso in pieno. Sì, no, anche se sono nato a Roma perché mia madre volle sostanzialmente partorire lì all'epoca. Lei, mi ricordo, perché purtroppo sia lei che mio padre sono venuti a mancare molto giovani. Mia madre quando aveva 42 anni, mio padre a 60 anni. Ecco, poi parleremo della famiglia. Nato a Roma, pochi giorni fa ha festeggiato il compleanno. Sì, pochi giorni fa ho festeggiato il compleanno. Diciamo anche quanti, perché si vede che è giovane. Sì, io ho 34 anni, sono sicuramente molto giovane. Con sicuramente una anomalia, perché pur essendo giovane comunque faccio televisione da sempre, perché grazie a mio padre che all'epoca già veramente da adolescente cominciava
farmi divertire più che altro con quelle che erano le attrezzature della televisione, poi a farmi andare anche sulle montagne, sui ripetitori per vedere come funzionavano, poi per aggiustarli perché mi aveva insegnato anche questo. E poi piano piano mi sono appassionato in sostanza alla parte puramente editoriale. E soprattutto tecnica, perché vorrei dire una cosa. Io non so se Quintino Pallante è come editore il sogno di tutti i tecnici, ma sicuramente come tecnico sarebbe il sogno di tutti gli editori. È vero questo? Ma guarda, io ti ringrazio dei complimenti, ma credo che sia normale dopo tanti anni aver imparato qualche trucchetto tecnico, no? Televisivo. Soprattutto perché poi tu lo sai bene, la televisione è fatta di tanti piccoli problemini che durante il giorno cerchiamo di risolvere e quando li hai visti e rivisti per tanti anni, poi sai anche bene come risolverli. Quindi, se mi vedi esperto in questo, è semplicemente davvero forse gli anni di. Queste sono le immagini di Telemolise, comunque. Sì, questa è Telemolise, questa è la messa in onda di Telemolise. A Telemolise, proposito di cose tecniche, no? sì, Telemolise manda in onda in Molise già moltissimi canali televisivi, erano due reti ex analogiche, Telemolise e Telemolise 2, che poi si sono, diciamo, espanse, sono esplose in tanti altri canali. Telemolise sicuramente è una televisione locale un po' anomala perché ha delle caratteristiche, diciamo, particolari, sicuramente tecnicamente è molto avanti, questo lo dobbiamo autoriconoscere. Io posso dare una mia versione dei fatti, nel Sì. senso che la prima volta che siamo venuti a Telemolise siamo rimasti un po' scioccati, nel senso che abituati a vedere le realtà televisive abruzzesi, entrare dentro la sede di Telemolise sembrava di essere entrati dentro la sede di Mediaset o della Rai. Ecco, questo era un po' lo shock che c'è stato. Ma guarda, ti ringrazio anche per il complimento. Sicuramente siamo ancora ben lontani da Mediaset Rai, ma come TV locale sicuramente Telemolise è una TV certamente all'avanguardia. E poi soprattutto perché si basa su delle scelte diciamo molto importanti, e queste ovviamente iniziate già all'epoca di mio padre, che fondamentalmente ha basato la sua diciamo, esperienza televisiva su delle concezioni diciamo, nuove per l'epoca, soprattutto relativamente alle produzioni, no? Perché diciamo, lui si basò sul concetto della TV regionale della porta accanto, cioè quella che non manda la replica del film magari andato in onda negli anni passati sull'emittente nazionale, bensì preferiva a questo fare una TV esclusivamente di produzione propria. Mio Suo padre era un editore puro anche lui? padre era un editore puro, anche se inizialmente, anzi diciamo che lui era un editore puro, ma era un politico. Era un politico particolare perché diciamo, lui da giovanissimo cominciò a fare politica, fu eletto presidente del Consiglio regionale a 30 anni. È stato assessore per molte legislature, adesso non mi ricordo se due o tre, e poi nel 94 decise che doveva dedicarsi alla televisione e non si candidò più. Infatti non gli era mai cioè, è uno di quei pochi politici che non vanno via perché non sono più eletti, proprio decise proprio lui di dedicarsi alla televisione. Infatti nel 94-95 Una scelta strana questa, perché solitamente il politico fa di una televisione la sua forza, il suo strumento sì, è principale. vero, lui è il Invece contrario. lui, smesso di fare politica, e si è dedicato alla televisione. Sì, lui si è dedicato Forse perché era una proprio. forma di potere un po' più Ma forte. lui non credo che l'abbia usata molto come forma di potere, anzi, perché poi, diciamo, lui era proprio innamorato della televisione. Tra l'altro, diciamo, soprattutto in quegli anni veramente vissuta proprio da editore puro, io ricordo bene, cioè lui veramente faceva quello dalla mattina alla sera e soprattutto si impegnava su delle scelte incredibili, cioè,
veramente potenziava delle aree. Il Molise è una regione molto piccola, ma è veramente complicata, nel senso che ha tante piccole micro realtà che vanno veramente gestite in maniera molto particolare. Non per questo Tele Molise era questa eccezione di cui ti dicevo, tant'è che ha un ascolto incredibile. Diciamo che Tele Molise ha un ascolto maggiore di quello che a pari diciamo numero genera un emittente abruzzese, ma con una popolazione di probabilmente un quarto rispetto all'Abruzzo, perché il Molise fa soltanto 300.000 abitanti, quindi genera un numero pazzesco. In Molise tutti sono abituati, soprattutto alle 14, alle 19.30, alle 23, a mettere il telegiornale Tele Molise per seguire l'informazione di Tele Molise. Ancora oggi che c'è diciamo, questa tendenza ad andare verso i new media, verso i tablet, verso Facebook, insomma tutto ciò che diciamo, passano le nuove tecnologie come pseudo-informazione, chiamiamola così, perché poi tu sai bene che purtroppo le notizie che si apprendono tramite canali non convenzionali non sono, diciamo così, sempre veritiere né di prima mano. Bisogna verificarle. Certo. Questa è la prima regola dei giornalisti. Assolutamente. E quindi in Molise ancora preferiscono molto guardare Tele Molise. Lei si è ritrovato a fare l'editore, suo malgrado, in una circostanza tragica, no? Sì, perché purtroppo... sì, perché io in sostanza andavo ancora all'università, anche se per che fortuna io prima studiavo economia aziendale alla LUIS a Roma, però ci fu quel periodo molto, molto difficile, perché mi ricordo che improvvisamente, anche se io comunque andavo, dicevo, spesso a Tele Molise, anzi 2 o 3 giorni a settimana tornavo da Roma, ero sempre lì. Ma una sera, così, senza che proprio nessuno se lo aspettasse, né in famiglia né in televisione, mio padre venne a mancare per un infarto, e quindi dal giorno dopo è cambiato tutto, perché ci siamo trovati tutti in un momento molto difficile, sia con la televisione che con la famiglia, ovviamente. E abbiamo dovuto... Uso il plurale perché tutta la squadra di Tele Molise mi è stata veramente molto vicina, e tutti quanti hanno lavorato veramente tanto per non far perdere nemmeno diciamo, un grammo di qualità alla televisione, né un grammo di mercato, perché poi tutti sapevano che la televisione è un qualcosa di particolare che va diciamo, gestito, e bisogna stare attenti a non diciamo, a farlo mantenere nel suo status quo. Per cui tutti hanno lavorato tanto per questo, e infatti io li ringrazio molto, gli dico sempre grazie, però devo dire che da allora ovviamente la vita di tutti noi di Tele Molise è cambiata, ovviamente soprattutto la mia, ma per fortuna mio padre, che aveva questa tendenza a parlare tantissimo, perché mio padre dire che diciamo... era un chiacchierone e diciamo poco diciamo realistico, ma faceva anzi, il politico, dai. Era una persona che gli piaceva raccontare tutto, per cui lui raccontava esattamente tutte le problematiche che aveva con la televisione, e noi per fortuna quando ci siamo trovati ad affrontarle eravamo ben preparati, quindi ha saputo trasferire questa, eccolo se lo vediamo fra le immagini, sì. ha saputo trasferire questa esperienza a tutti noi. Lei si è ritrovato, da figlio di buona famiglia, liceo classico, università della LUIS a Roma, d'improvviso catapultato in un mondo che conosceva, sì, ma che conosceva magari sotto determinati aspetti e non sotto altri aspetti, perché un conto è fare il figlio dell'editore che va lì, eccetera, poi un conto è gestire in prima persona la televisione. Sono stati momenti difficili quelli? Sono stati momenti molto difficili, soprattutto per il lato amministrativo puro, perché ci ho messo... A proposito, l'università l'ha conclusa poi? L'università in realtà non l'ho conclusa perché... Perché poi è tornato in Molise. Sì, anche se sono rimasti talmente pochi esami che sicuramente la concluderò magari anche a breve, perché adesso che comincia a essere un pochino più, diciamo, meno turbolento il periodo, probabilmente...
prenderò l'occasione proprio per diciamo, portarla avanti. Ti dicevo, c'è stato quel momento in cui soprattutto la parte amministrativa era un incubo, perché quella era di totale diciamo, appannaggio di mio padre, e per fortuna c'erano dei validissimi collaboratori, ma lì ci è voluto veramente qualche anno, perché il mondo amministrativo televisivo è complesso, è un Poi ci mondo sono a delle leggi sé. che cambiano. Sono delle leggi che cambiano, soprattutto sono delle leggi che valgono solo per il sistema televisivo, per cui è una giurisprudenza a C'è parte. stato il passaggio al digitale Abbiamo terrestre. affrontato anche, infatti è stato un periodo veramente turbolento, il passaggio al digitale è stato un incubo per tutte le televisioni locali, molte non ce l'hanno fatta. Noi per fortuna in Molise non siamo riusciti a non perdere quote di mercato, a non perdere ascolti, siamo riusciti anche a fare qualcosa di diverso, siamo riusciti magari anche a farci vedere in altre regioni dove prima non eravamo presenti, come l'Abruzzo e il Lazio. E poi subito dopo abbiamo cominciato a guardare un po' attorno cosa poteva essere, diciamo, un aiuto a questo progetto editoriale bello, ma sicuramente complesso, e lì nacque l'idea di fare TV anche in Abruzzo. Ecco, la fermo perché di Sì. questo parleremo subito dopo. C'è un'altra cosa che ha molto colpito, soprattutto colpisce coloro che ci rivolgono delle domande alle quali noi proviamo a rispondere con dei numeri. Uno dei numeri che più spesso ci tocca dare è quello di quanti dipendenti ha Telemolise, perché quando noi diciamo il numero dei dipendenti nessuno ci crede. Allora, quanti dipendenti ha Telemolise? Così lo faccio dire all'editore, Sì. magari qualcuno ci crederà di più. Allora, l'ultimo aggiornamento portava intorno ai 55 dipendenti, parlo di dipendenti assunti a tempo indeterminato. Poi ovviamente ci sono anche, ruotano una serie di collaboratori, se vogliamo diciamo, andarci a contare con i panettoni che diamo Ecco, a che fine quello poi anno è a il ogni. Esatto. termine di paragone migliore. E probabilmente non dico che devi raddoppiare, ma ci siamo. Poi si aggiunge anche TV6, insomma, No, veramente, lasciamo perdere diciamo. TV6, ne parleremo fra poco nella seconda parte. Sì. 55 dipendenti Sì. in una televisione che è una televisione regionale, in una regione che ha 300.000 abitanti, sono un'enormità. Sicuramente sì, è un'enormità. Abbiamo fatto una scelta in realtà. Quando un po' tutte le televisioni erano diciamo sul ridimensionamento diciamo, molto importante, noi abbiamo deciso invece di cercare di mantenere quanto più possibile l'occupazione. Siamo riusciti in realtà a non far scendere questa media di assunti che è rimasta costante. Spero di riuscire anche nei prossimi anni. Sicuramente è un momento difficile dove fare delle previsioni troppo, diciamo, distanti diventa complesso, però Oggi bisogna navigare a sì, vista. però al momento siamo riusciti, forse miracolosamente, veramente, a mantenere tutto all'emittente così com'era, anzi, stiamo facendo anche qualcosa in più, Ecco, al di là del costo sì, dei panettoni che certo. aumenterà quest'anno perché Certo. anche a TV6 ci sarà la Sì. fornitura, ma che fatturato fa Telemolise per mantenere 55 dipendenti regolarmente assunti più i vari collaboratori. Ma allora diciamo il Fatturato fatturato, certificato, ovviamente. sì, no, solo quello, anche perché le emittenti televisive, come ben noto, sono molto pulite sotto questo punto di vista, anche perché tutto è parametrato, anche tutti i meccanismi contributivi sono parametrati ai fatturati, quindi sono molto pulite, ma allora diciamo che il gruppo di Telemolise è un gruppo complesso, diciamo che soltanto Telemolise fattura circa 2 milioni di euro, ma sarebbe complesso spiegare un po' tutto il gruppo. Diciamo che all'idea del fatturato abbiamo ancora la forza di mantenere queste persone, più che dire mantenere, cioè sono queste persone che hanno la forza di mantenere la televisione e quindi. Credo che ci sia anche da,
da cominciare a pensare che senza una parte di quelle persone non si potrebbe riuscire a fare lo stesso fatturato e quindi mantenere il gruppo. Quindi è un po', non, più che dire un cane che si morde la coda, ma è meglio dire che è un meccanismo circolare, cioè dove la televisione secondo noi si fa in quel modo, si può fare in quel modo e si regge perché è fatta così. Cercheremo di fare la stessa cosa con TV6. Non abbiamo ovviamente, cioè, o meglio, abbiamo la consapevolezza che quando si parte con una nuova impresa si fanno dei piccoli passi, bisogna fare un passo alla volta e quindi è questo che, quello che faremo con TV6, tu ne puoi essere testimone, non stiamo facendo cose pazze. Sì, facciamo un passo alla volta, sì, anche nella trasmissione. Sì. A proposito di questo discorso, la prima cosa che ha fatto appena acquistato TV6, poi la prima domanda, la seconda parte, la preannuncio è perché ha acquistato TV6, è stata quella di assumere tutti coloro che lavoravano e gravitavano intorno a TV6. In un periodo dove non si assume ma si licenzia soprattutto, dove le partite IVA nel nostro campo aumentano a dismisura, lei ha provato a portare questa sua politica gestionale anche qui a TV6. Ecco, è un segnale forte che ha voluto dare? Sì, oltre che un segnale è proprio il nostro modo di, diciamo, di lavorare, il nostro intendo come gruppo editoriale, perché io credo che le persone che lavorano in un emittente come in qualsiasi azienda devono sentirsi parte di questa azienda. Senza un contratto a tempo indeterminato non si sentono poi così parte, anzi probabilmente diciamo possono anche cominciare a pensare di trovare alternative. Con persone che non hanno questo tipo di grinta non si riesce a fare la televisione, secondo me. Poi c'è anche da dire che oggi mi sembra anche un fatto che, per quanto sia anomalo sentirlo, ma in realtà dovrebbe essere normale, perché il costo della vita non è così elevato, gli stipendi sono diciamo comunque molto bassi purtroppo, per cui voglio dire, se una persona non la neanche assumi, voglio dire, io la vedo più che altro a quel punto quasi come uno sfruttamento e non ne vale la pena, cioè né per chi lavora campo, né per... Lo sfruttamento è quasi la regola quotidiana, Sì. In molti casi, quindi ecco perché è un'anomalia questa, Sì. Che è un'isola particolare. Sì, probabilmente sì, però secondo me la televisione si fa così, cioè non ci sono alternative, almeno voglio dire, meglio pochi ma buoni, piuttosto che avere una pletora di giornalisti tecnici che poi magari non si riesce a mantenere. Cioè. E... Sì. Chiudendo il discorso con Telemolise, essendo figlio di un politico, sì, ed essendo ovviamente la televisione un potere, anche politico, perché no, soprattutto politico, c'è stato conflitto di interessi a volte nella gestione? Ma parli prima quando... Telemolise. Sì, ma dico, intendi quando... Sì, quando... nella sua storia, sì, anche quando esatto. C'era suo padre. Ovviamente. Ma diciamo, nella storia di Telemolise... diciamo che la politica nelle emittenti locali ha sempre generato grosse dispute all'interno degli studi e anche fuori. Devo dire che Telemolise è riuscita a reggere i vari urti, nel senso che quando c'era mio padre, in realtà, almeno a mia memoria, non ce ne sono stati molti, nel senso che lui era una persona molto moderata, il clima politico era molto moderato, insomma penso che sia andata sempre con un certo andamento, diciamo, lineare. Ultimamente che la politica è cambiata, è diventata una guerra su tutti i fronti, ovviamente è cambiata anche è cambiato anche il modo di vivere la politica all'interno della televisione. Noi ovviamente andiamo avanti e aspettiamo i nuovi cicli politici sperando che vadano a migliorare. Noi comunque restiamo e
e continueremo a fare anche politica nella televisione. Ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria. Ok. Eccoci alla seconda parte di Acropolis con Quintino Pallante, editore di Telemolise e di TV6. Adesso, dopo aver parlato di quello che è il passato di Pallante e soprattutto di Telemolise, di questa realtà che è fondata dalla sua famiglia e che ancora oggi resta il punto di riferimento dell'informazione numero uno in Molise, adesso parliamo invece di TV6. E la domanda che tutti mi hanno rivolto, tutti coloro, politici, non politici, amici, conoscenti, amministratori, eccetera, perché Quintino Pallante ha acquistato TV6? Ma questo diciamo, lo abbiamo ampiamente detto da subito. TV6, secondo noi, ha una potenzialità incredibile, perché è un'emittente a carattere regionale, fino ad oggi poco sfruttata, perché ovviamente veniamo da un periodo storico dove si è uscito fuori dall'analogico e si è passato al digitale terrestre. Ora, senza entrare in troppi tecnicismi, diciamo che oggi c'è la possibilità di far diventare TV6 realmente una TV regionale, e le potenzialità ce l'aveva tutte. Noi, come gruppo editoriale di Telemolise, abbiamo, diciamo, da tempo buttato l'occhio su emittenti di regioni limitrofe, tant'è che stavamo pensando addirittura di fare qualcos'altro in un'altra regione, perché crediamo che il gruppo editoriale vada espanso da un punto di vista di economie di scala. Perché, faccio un esempio molto banale, no? Un'amministrazione può gestire più televisioni, un team di alta frequenza, nei limiti sempre delle possibilità fisiche, può dare una mano anche in altre regioni. Avere, per esempio, disponibilità di mezzi tecnici significa poter generare meccanismi di rotazione per dare, diciamo, per spalmare la qualità fra le varie emittenti, tant'è che immagino già i telespettatori a casa possono vedere delle migliorie tecniche sia nel video che nel suono di TV6, perché stiamo in qualche modo andando a condividere il nostro know-how. Io devo dire che il primo vero test che c'è stato dall'acquisto di TV6, Quintino Pallante l'ho avuto subito, no? Ed è stato quello delle elezioni. E devo dire che poi tutti hanno potuto valutare quello che TV6 è riuscito a fare, e quello che è stato fatto in occasione della diretta elettorale, perché è stato uno sforzo di poco conto, già lì ci siamo dati da fare, anche se ricorderai bene, noi abbiamo perfezionato l'acquisto dell'emittente il 15 maggio, le elezioni c'erano il subito dopo, penso la settimana successiva, qualcosa del genere, quindi una settimana quello che abbiamo fatto penso sia stato fin troppo. Beh, una settimana, diciamo, mettere su un uplink satellitare con una diretta satellitare, due zainetti che sono quelli che permettono di essere in diretta da tutti i posti, insomma. Sì, non è stato male, soprattutto considerando il fatto che è capitata una settimana in cui contemporaneamente avvenivano i passaggi di consegna sulle varie cose, quindi non era una settimana normale. Sì, sicuramente lì ancora meglio, ho avuto conferma di questa enorme capacità delle persone che sono in TV6. Ho cercato in tutti i modi, tant'è vero, di avere la collaborazione di tutti gli ex dipendenti di TV6, almeno quelli che ho potuto trovare quando il 15 maggio l'abbiamo acquisita. Ci siamo quasi riusciti, anzi stiamo addirittura implementando qualche recupero dell'ultima ora, anzi sono persone tra l'altro che subito hanno voluto far parte di questa nuova avventura, come il caro Rocchi, ma anche, devo dirti la verità, anche tu stesso, che potevi dire quasi quasi cambio, perché tu come direttore potevi fare anche una scelta diversa, no? Quindi forse sei stato il primo a voler credere in questa iniziativa. E
Quindi penso che, anzi, questa cosa mi conforta perché vuol dire che non sono l'unico che ci crede e che ha la vista lunga su questa cosa. Spero che le nostre idee, le nostre, diciamo, per dire, diciamo, quello che vorremmo fare, i nostri obiettivi. diciamo, i nostri obiettivi, ma soprattutto le nostre idee innovative, volevo dire, valgano davvero la pena di questo enorme impegno che stiamo mettendo, perché io vi vedo, insomma, state facendo un lavoro fantastico, e tutti insieme credo che svilupperemo qualcosa che in Abruzzo non è stato visto finora. Una cosa mi ha colpito, questo lo devo Sì. confessare pubblicamente. Prima qui c'era un editore che non era un editore puro, no? Presidente Campitelli che ha nel calcio la sua passione, nella vita fa tutt'altro in maniera brillante e a lui sinceramente della politica, delle linee editoriali, di queste cose qua non interessava più di tanto. Lasciava campo libero. Quando è arrivato lei come editore, beh, la domanda è stata: adesso un editore puro darà delle indicazioni, fornirà quale linea di condotta seguire, soprattutto dal punto di vista politico. La cosa che mi ha colpito di più è che ha lasciato campo libero anche lei. Cioè, io lo confesso pubblicamente, non ho mai avuto una indicazione da Quintino Pallante su cosa fare, cosa non fare, chi intervistare, chi non intervistare. Poi sarà sempre così, verrebbe da chiedere, nel senso Ma io che mi auguro di sì. la. Sì, ma guarda, io credo che sia importante avere, diciamo, una certa, come dire, un campo libero, ma anche, non so come dire, un estremo campo libero da parte del direttore, perché, insomma, il direttore deve potersi muovere nella più ampia, diciamo, sua possibilità. Ovviamente nel tempo poi la televisione quasi automaticamente si avvicina più o meno a qualcuno, e questa è una cosa normale, ma non deriva più, cioè non deriva dall'editore o dal direttore, deriva anche da cosa fanno i politici, perché se un politico si comporta in un certo modo, la televisione, insomma, fa il suo mestiere. Se invece un politico è un bravo politico, fa il suo mestiere parlando bene del, diciamo, del politico. Quindi la televisione è semplicemente un mezzo di amplificazione. Senza fare, diciamo, grossi esempi, ma una piccola parentesi, in Molise purtroppo sta accadendo un qualcosa che oramai è fuori dalla gestione dell'editore o del direttore. Purtroppo non si riesce più a gestire i meccanismi politici e editoriali, perché la politica ha delle grosse difficoltà. L'Abruzzo è del tutto diverso. Anzitutto è passato poco dalle elezioni. D'Alfonso è una persona che comunque ha le grosse capacità, soprattutto comunicative, per cui penso Su questo che aspetto siamo fortunati, sì, verrebbe assolutamente sì, devo dire di sì. Quindi, insomma, penso che andremo avanti così a lungo. da dire. Abbiamo parlato di quello che ha fatto subito, appena acquistata TV6, cioè ha assunto tutti, Sì. contratto di assunzione a tempo indeterminato. E poi ha cominciato a guardarsi intorno, no? Questa è una televisione che ha la sua sede a Silvi, aveva chiuso. Qualche anno fa una sede che secondo me non andava chiusa, che era quella di Pescara, ne aveva aperta una a Teramo, adesso Teramo è stata chiusa ed è rimasta poi quella a Silvi, questa storica. Lei però ha pensato che Silvi sta un po' stretta a TV6 per una televisione che vuole avere un respiro più ampio e un respiro regionale. Allora, qual è il futuro di TV6? Ma io credo che, almeno riportando quelle che sono le nostre esperienze con Telemolise, io penso sia importante che TV6 abbia dei referenti in ogni capoluogo, quantomeno, ma ancora meglio in aree ben specifiche. Insomma, l'Abruzzo ha, diciamo, magari due capoluoghi molto vicini e qualcuno molto lontano, quindi poi non è E poi detto ci che sono delle sia. aree geografiche che non corrispondono al capoluogo di provincia. Faccio un esempio: la Marsica, la Valle Peligna nell'Aquilano, la Val Vibrate e la Val Sì, Fino nel Teramano. certo.
Quindi sicuramente non è proprio diciamo così legato alla sede di un capoluogo, però sicuramente abbiamo bisogno di espandere soprattutto l'informazione. Io punto molto sull'informazione. Vedo che in Abruzzo in realtà le emittenti locali hanno, diciamo, puntano molto magari sulle trasmissioni, su qualcosa, diciamo, su degli approfondimenti. Io credo invece che la prima cosa su cui bisogna puntare è assolutamente l'informazione, perché lì si vede quanto è utile una televisione, perché la televisione ha delle caratteristiche che gli altri non hanno. Cioè, cosa fa la televisione? Un giornale, ad esempio, un giornale, parliamo di quelli cartacei, viene comprato la mattina, ma in realtà viene scritto il giorno prima. Un giornale online ha la notizia subito al volo, ma diciamo che ha questo pro e questo contro, nel senso che ad oggi almeno non c'è ancora, non ci sono molti giornali, diciamo, online che danno la possibilità di avere delle notizie di una certa qualità e con una certa velocità, soprattutto perché essendo un mezzo così, diciamo, di facile gestione, molti non hanno sviluppato delle vere e proprie ramificazioni di redazioni, no? La televisione invece, proprio perché deve essere tempestiva, deve fare un telegiornale molto rapidamente, perché la maggior parte delle notizie che mandiamo in onda sono state fatte fra le 11 e mezzogiorno e alle 2 sono in onda nel telegiornale, hanno la Molte possibilità, anche in diretta, grazie esattamente. alle nuove tecnologie, agli strumenti che ci Sì, sono devo dire, oggi. poi tra l'altro la televisione, proprio per questa caratteristica della diretta, ha questa marcia in più, no? Per esempio abbiamo visto qualche giorno fa, ti abbiamo visto in diretta dalla Portaerei dove tutti erano bloccati. Sì. Abbiamo visto ieri sera, no, venerdì sera in diretta dallo stadio quando c'era il derby di Pescara Pescara-Lanciano. Lanciano. Quindi ci sono delle cose che può fare soltanto la televisione. Quella è informazione, cioè solo l'informazione si può fare così. In più ci sono tutta una serie di altre cose che anche queste io ho visto che mentre in Molise siamo molto vicini alle tradizioni dei piccoli paesi. In Abruzzo invece non c'è questo tipo di attenzione, quella è un'altra cosa che invece secondo me va sviluppata. Certo, dico forse delle cose che sembrano anche normali, però cioè, sono cose che vanno affrontate veramente in maniera seria, perché sono tutte cose che hanno dei costi, quindi non è che le altre televisioni non le fanno per qualche motivo particolare, cioè, purtroppo costano e molte volte non hanno un rientro. Però io credo che una televisione che non venga sviluppata su questi criteri non ha senso di esistere, per cui o la facciamo così e riusciamo a farla andare bene, oppure veramente non ci piace fare una televisione del genere, quindi ci daremo da fare. Il primo passo è stato Sì. quello dell'apertura della sede all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. Sì, noi abbiamo aperto questa redazione volante, chiamiamola così, all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. È stata, diciamo, la prima cosa che abbiamo fatto, perché ci siamo resi conto che una redazione a Pescara era importante. Ci serviva un punto molto facile da raggiungere e anche di facile gestione, che abbia diciamo anche delle infrastrutture notevoli. Abbiamo scelto l'aeroporto, che è il nostro partner in questa iniziativa, e abbiamo deciso di cominciare proprio da lì. Questo non significa che non ne faremo anche altre su Pescara, perché anche questa è un ulteriore obiettivo che vorremmo raggiungere, quindi di aprire anche uno studio fatto in un certo modo, in pochi mesi, considerando che a, diciamo, fine maggio abbiamo cominciato questa iniziativa, quindi quanti mesi sono passati? 4, 5 Sono mesi? 6 mesi6 mesi scarsi, diciamo, scarsi, no, no? 6 sei mesi mesi, 6 mesi, abbondanti. ah, 6 mesi abbondanti, e beh, penso che, insomma, siamo partiti bene sicuramente. Poi l'anno Su prossimo. Teramo poi c'è un discorso a Sul parte Teramo che c'è un discorso potrebbe a parte, concretizzarsi, sì, certo. Beh, quindi già questo sarebbe un bel sì, passo. assolutamente, ma come anche, per esempio, c'è il Basso Abruzzo che era completamente sottovalutato, noi con la possibilità di collegarci La magari zona anche, Frentana, sì, Basto. assolutamente, c'è quella zona che è un po' terra di nessuno in questo momento. Noi già in realtà avevamo notato questo spazio con Telemolise, quindi dal Molise noi facevamo informazione su Vasto, tant'è vero che la maggior parte dei vastesi hanno le antenne puntate verso il Molise, quindi vedono delle Molise in realtà. Però cercheremo di, insomma, di fare anche questo. Poi c'è anche questa bella cosa, che è proprio questa
vicinanza di territorio fra l'Abruzzo e il Molise che ci permette spesso di condividere servizi, informazioni. Facciamo una cosa bellissima, l'abbiamo cominciato da subito, la domenica generiamo diciamo un mega programma condiviso fra Telemolise e TV6 dove i giornalisti di Telemolise e TV6 seguono la Serie D. Visto che il campionato è comune. Infatti, appunto, certo, c'è questa comunanza bellissima fra Abruzzo e Molise. D'altronde eravamo destinati Ecco, se all'inizio. dovessimo tornare ad essere un'unica regione, che facciamo? Ma noi siamo sempre pronti. Io penso comunque sia che la televisione è importante che sia molto più locale possibile. Quindi dubito che faremo mai una fusione di emittenza, diciamo una tele Abruzzo e Molise, dubito. Però, anzi, penso che sia necessario cominciare in realtà ad andare un po' più vicino a, diciamo, veramente alla casa del telespettatore in qualche modo e quindi a pensare come sviluppare dei programmi, delle iniziative che siano orientate in questo senso. Lei è entrato in punta di piedi a TV6, e spiego il perché. Lei ha trovato un direttore di rete che è Mauro Di Pietro, un direttore responsabile sottoscritto, poi lo staff tecnico e giornalistico. Non ha cambiato una virgola, nel senso che un nuovo editore vorrebbe, visto che solitamente il direttore di rete e il direttore responsabile sono l'emanazione del nuovo editore, poteva decidere cambio condotta, cambio direzione, era nel suo potere. Come mai non l'ha fatto? Ma anzitutto perché ho trovato delle persone in gamba, molto. Non solo Mauro, ma anche tu stesso, ma poi ho trovato dei tecnici molto in gamba, giornalisti anche. Mi è sembrato inopportuno, anche perché loro per primi hanno creduto in questa emittente da tanti anni. Noi non dobbiamo pensare che cambiato l'editore è una televisione nuova. No, in realtà questa è una televisione che già c'era, esiste, ha una sua storia. Ha una sua entità, non dobbiamo comunque pensare che veramente cambia la testa e poi si rinnova tutto il corpo. Sicuramente faremo chiamo così, piccoli miglioramenti, ma questi non devono essere per forza collegati alle persone, anzi, credo che proprio perché delle persone che in un team ci sono da parecchio tempo, insomma, siete una squadra oramai da diversi anni, forse funziona anche meglio di una squadra totalmente nuova. Spero anzi che ci siano delle piccole aggiunte proprio per dare un po' più vita, ma mi è sembrato opportuno far rimanere in questo momento una squadra che comunque secondo me meritava. In questi primi 6 mesi e mezzo si è mai chiesto, ma chi me l'ha fatto fare? Che devo soprattutto allungare in termini chilometrici i miei viaggi per passare almeno 2 volte a settimana a Pescara, in Abruzzo, a controllare TV6? Allora, devo dire che la cosa che mi pesa di più è proprio quella che sono i molti chilometri che ho aumentato, già ne facevo tantissimi, però eccetto quei piccoli momenti di estrema stanchezza, perché se ricordi bene all'inizio ho avuto anche un episodio in cui veramente non ce la facevo fisicamente a fare tutto insieme, però eccetto l'inizio che è stata veramente dura l'avvio, adesso invece penso che si possa gestire anche con più tranquillità, si sta avviando anche commercialmente la pubblicità fatta in un certo modo, che è quello che a me piace di più vedere comunque che siamo utili anche a quelli che sono i nostri sponsor, i vari investitori. Penso che avremo, non so quanto ancora di avvio, diciamo, sereno, ma e mi auguro che comunque sia il tutto vada per il meglio e che presto riusciremo anzi a fare dei passi importanti proprio per rendere TV6 l'emittente che merita. Come si riesce a guardare al futuro con ottimismo come lo fa lei in un momento così nero dal punto di vista economico? Ma guarda, io credo che c'è chi nella crisi vede
diciamo, delle sciagure immense e chi ci vede delle opportunità. Io non sono in realtà né l'uno né l'altro, io penso che tutto vada misurato per bene e che quando c'è una piccola possibilità a guantarla, quando si intravede qualche catastrofe, mettere una mano avanti e, voglio dire, in questo modo comunque cercare di portare avanti le nostre iniziative. L'alternativa sarebbe stata cambiare nazione. Non me la sento, non me la sento perché guardo soprattutto al passato, a quello che hanno fatto i nostri avi, io penso spesso a mio padre, eccetera. Cioè, questo va veramente difeso, va difeso proprio con i denti, non va mollato. Questo penso che sia anche il sentimento degli arti editori che in questo momento si vedono quasi strappare via le televisioni perché in un momento in cui anche, diciamo, le varie legislazioni, adesso ci sarà una problematica con le interferenze con l'estero che andranno a decimare ulteriormente le televisioni. Noi stiamo resistendo, questo è un po' il sentimento dei vari editori, noi siamo testa dura sicuramente, però non vogliamo mollare Per assolutamente. evitare che poi qualche mio ospite futuro si lamenti Sì. Sì. dicendo che magari non ho fatto domande scomode in questa sede perché poi dovrei farle ai politici, allora io qualche domanda scomoda la faccio. Quanto le è costata TV6? Ma TV6, diciamo che più che dire quanto è costata, è quanto costa, perché No, quella era la domanda dopo. guarda, diciamo che le televisioni non costano come una volta, nel senso che una volta entrare nel mondo dell'editoria era una spesa folle, perché veramente c'era una scarsità di frequenze, era difficile anche, diciamo, intraprendere proprio l'attività in sé, cioè anche l'acquisto di attrezzature costava molto di più, quindi sicuramente costa molto di meno. Ciononostante, comunque sia, sì, è molto impegnativo e ti dicevo proprio quanto costa giorno per giorno, perché la televisione non è tanto il momento in cui la compri, ma a quanto il È fine come la mese. macchina, no? È come la macchina, è Acquistare la magari, Ferrari magari diciamo, costa, costa, sì, però poi mantenerla costa di mantenerla ancora di più. più. Addirittura penso che la televisione sia ancora più che proporzionale rispetto al discorso Ferrari, perché probabilmente è una Ferrari al mese. Perché voglio dire, mantenere, quando parliamo di dipendenti, i dipendenti costano, proprio la gestione costa di tutte le cose, la corrente, Le la costa più benzina. TV6 o Telemolise? Beh, delle Molise, non c'è dubbio. Quindi noi siamo Sì. tranquilli, nel Sì, senso tranquillamente. siamo la parte povera della Sì, famiglia, sì, sì. insomma. Beh, devo dire, la differenza è che Telemolise è già avviata, TV6 va avviata, quindi sicuramente in prospettiva gli investimenti andranno fatti di più su TV6, sperando che poi rientrino nel più breve tempo possibile. Allora, quanto le è costata non me l'ha detto. Beh, il costo vero in realtà forse ci sfugge sia a me che a Quanto Campitelli. costa, me lo dice? Costa tanto, Al mese? ma costa. Io lo so, però voglio Sì, che lo dica ma lei, insomma. guarda, devo dirti la verità: o devi dare di dire anche cifre che forse non sono reali, perché secondo me il costo reale neanche noi che ci siamo dentro riusciamo a dirlo esattamente. Perché, come sai bene, ti faccio un esempio, no? Noi probabilmente dovremmo cambiare di nuovo la frequenza dei nostri impianti, no? Quello è un costo, si avrà sicuramente a fine anno, non sappiamo ancora quanto costerà. Fra 2 anni dovremo comprare probabilmente attrezzature per andare in sistema DVB-T2, perché ci sarà il nuovo switch off al digitale Ve lo terrestre dico sulla io allora, versione. costa Quindi, sui 50-60 mila euro al mese. ma guarda, sei molto ottimista, io direi molto di più in No, realtà. adesso dico, Appunto, adesso. dico io invece direi molto di più, proprio perché se pensi di mettere a costo soltanto le spese correnti, si sbaglia, no? Perché in realtà ci sono tutte altre spese, cioè il bilancio di una società va fatto con attenzione, ci sono degli ammortamenti, ci sono, cioè, se vogliamo mettere soltanto in ammortamento i costi di acquisto, insomma, è veramente complicato dare un costo. Sei ottimista su quella cifra, io mi auguro che diventi presto quella cifra, nel senso che costi meno possibile, ma secondo me di più, comunque.
Beh, siamo arrivati alla fine, visto, volata un'ora, eh? C'era qualche timore all'inizio che No, perché il timore magari era semplicemente. un'ora fosse troppo. No, assolutamente. Adesso i nostri telespettatori sanno e conoscono forse un po' meglio chi è il nostro nuovo editore, chi gli permette di seguire questa emittente televisiva quotidianamente, sanno chi è. Quintino Pallante, l'uomo venuto dal Molise, possiamo dire così, eh? Beh, il Molise è dietro l'angolo, quindi non ho fatto molta strada. Comunque mi ha fatto piacere essere ospite della tua prima trasmissione di quest'anno perché era dovuta questa introduzione anche ai telespettatori e mi auguro che ci seguiate proprio per seguire i cambiamenti di questa emittente, sperando che poi anche voi ci possiate dare degli ottimi consigli perché noi siamo qui con le orecchie aperte ad ascoltarvi. Grazie Quintino Pallante, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte. Grazie.